benvenuti al campanile del sabato. Oggi ci troviamo a Bonzicco di Dignano per l'inaugurazione di una festa che ha raggiunto la sesta edizione, la fiera d'autunno itinerante, quattro paesi sul Tidiment. Tra poco si terrà l'inaugurazione ufficiale perché sta piovendo, quindi stanno prendendo un po' il tempo sia il sindaco qui con me, Vittorio Orlando, e la presidente dell'associazione quattro paesi sul Tidiment, Fiorella Commesati, ma tra poco ci sarà l'inaugurazione ufficiale di una festa che ormai è diventata una tradizione per Bonzicco. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti e tutti i telespettatori. Ringrazio intanto tutti i partecipanti, la Fiorella Commesati che è, diciamo, quella che ha impostato tutta questa festa. Volevo dire che è una festa di quattro paesi, di tutto il comune, perché collaborano tutte le associazioni del comune di Dignano e quindi con i loro prodotti tipici nostri friulani e soprattutto locali. Quindi oggi piove, si dice che sposa bagnata, sposa fortunata, speriamo che domani venga un bel tempo e si possa continuare con tutto il programma che poi la Commesati vi illustrerà. Grazie al sindaco, ed è fortunato questo sindaco perché ha tante associazioni, tanti volontari, tante persone che lavorano per la buona riuscita di questa festa. Grazie anche alla presidente Fiorella che è qui e che ci ha coordinato la diretta di questa sera. Piove, ma non ci disperiamo perché magari tra poco smetterà e voi partirete con l'inaugurazione. Come inizia questa fiera e questa festa? Saluto tutti, ringrazio quelli che sono qua presenti e ringrazio anche i telespettatori. Allora, questa festa è veramente già partita perché un piccolo evento è sempre anche la corsa in bicicletta lungo il percorso dei nostri quattro paesi. Adesso il sabato si aprirebbe, malgrado gli scrosci d'acqua, non sposa bagnata, festa bagnata, festa fortunata, speriamo bene che si sfoghi adesso, poi ci lasci godere la piazza così bella addobbata. E poi ci saranno a seguire le corali dei nostri paesi che hanno il piacere di intrattenerci nella piccola chiesa di San Giorgio con i loro repertori. Dopodiché ceniamo tutti con le specialità che le numerose associazioni di questo territorio ci offrono, e a seguire abbiamo anche un DJ set, se riusciamo a realizzarlo visto il tempo inclemente. Speriamo bene, incrociamo le dita e così avanti. Domani mattina invece parte la corsa o marcia o passeggiata non competitiva lungo di nuovo il percorso che corre lungo il Tagliamento, parte da Bonzicco, si snoda per i sentieri, sale fino quasi a Villanova, quindi più su di Carpacco, e rientra sempre per i sentieri. Abbiamo varie percorrenze, più lunga e più corta, e si vede posti bellissimi, ci fanno sempre i complimenti. Quindi è un modo per promuovere il territorio e anche i prodotti del vostro territorio. Esattamente, coinvolgiamo tutte le associazioni, tanti volontari, tante persone, le quali sempre sono a ringraziare quando poi dal palco facevo l'inaugurazione. Allora, speriamo che tra poco la pioggia smetta, così voi siete pronti per l'inaugurazione. Io ringrazio il sindaco e le faccio i complimenti perché ha tante persone che lavorano. Sì, volevo dire che questa è praticamente una festa itinerante perché ogni anno cambia paese e naturalmente tutti i paesi collaborano ed è un emblema ormai del nostro comune. E anche gli amministratori, tutta l'amministrazione saluta tutti quanti e ringrazia tutti. Adesso andiamo a vedere la scheda di presentazione del comune di Dignano, del territorio di Dignano, e poi ritorneremo in diretta e ci sposteremo, presenteremo altri ospiti e soprattutto vi faremo vedere quelle signore che nell'angolino là in fondo stanno lavorando diversi prodotti e dolci, immagino. Dimmi. Mi sono dimenticata nell'emozione, per una prima volta chiedo scusa.
Con la corsa c'è anche il trofeo dei sindaci, abbiamo invitato come ogni anno tutti i sindaci del Friuli Venezia Giulia, ci sono sempre numerosi, abbiamo un piacere immenso di riceverli e di accompagnarli nella... Quando si terrà precisamente l'orario? Sempre domani a partire dalle 8 e mezza. Partenza libera, come si dice alla francese. Rimani con me, poi giriamo, magari cerchiamo poi, di far vedere più cose. Qua, anche domani, ovviamente le associazioni, le Proloco offrono le loro specialità maggiori, ma ci sono gli alpini, ci sono vari anche gastronomie che pongono nel nostro territorio. Ci sono gli amatori calcio, c'è anche il settagliamento, che tutti si mettono in gioco e partecipano e arricchiscono questa manifestazione. Complimenti a tutti, vediamo la scheda e poi ritorneremo in diretta da Bonzicco. Rimanga qui sindaco. Dignano si affaccia per tutto il suo territorio, dalle frazioni di Carpacco a Bonzicco, sul Tagliamento, che costituisce uno scenario di incomparabile bellezza in cui compiere passeggiate facili ma ricche di interesse per chi ama la geologia, la fauna e la flora. Le doline presso la frazione di Bonzicco e le selfe in zona di Vidulis costituiscono a loro volta meta di piacevoli visite. Da Dignano si può raggiungere la chiesetta di San Martino nei prati di Coz, oggi riordino fondiario. Più centrali e di notevole interesse la chiesa di Corte, che potrebbe essere la più antica del paese, la Pieve, monumento di grande fascino con gli affreschi dell'abside di gran pregio e molto ben conservati, nonché la chiesa di San Giorgio in Carpacco, un'elegante costruzione riconducibile al XIV secolo, ristrutturata negli anni 90 dopo i danni del terremoto. Le due filande, a Dignano e Carpacco, costituiscono esempi di archeologia industriale di notevole interesse. Il paese, che conta oggi 2.337 abitanti, è noto per aver dato i natali a Jacopo Pirona, autore del vocabolario della lingua friulana. Questa è la presentazione del territorio di Dignano. Il sindaco Orlando parteciperà alla marcia dei sindaci domani? Punto di domanda. Allora, mi hanno detto, siccome sono un nuovo sindaco, quindi sono giovane, dovrei partecipare e vincere. Speriamo bene. Speriamo bene, ma quindi partecipa, sì? Partecipo alla partenza. Benissimo, perfetto, bravo sindaco. Un altro ospite che ci ha raggiunto è Mauro Vidoni, direttore del gruppo Coral Vidulis, dico bene? Vidulis. Voi partecipate anche a questa bella iniziativa? Certo, partecipiamo sia con uno stand, perché naturalmente oggi le realtà corali devono andare avanti come possono e allora si fa un po' di tutto e si ha la fortuna di avere i componenti, in particolare le care donne che con la loro maestria nell'arte culinaria possono proporre dei prodotti sicuramente buoni, piacevoli da assaggiare. Vediamo alcune alle nostre spalle che poi raggiungeremo. Certo. E poi da dire stasera, altra particolarità di Quattro Paesi è la rassegna corale che si tiene ogni anno appunto nel paese che ospita la festa dei Quattro Paesi Sutilimente. Quest'anno siamo appunto a Bonzicco in chiesa alle 19.30, ci sarà la rassegna con le realtà corali del comune, quindi la parrocchiale di Carpacco, poi ci sarà il gruppo corale Vidulese e ci sarà il coro Picozza, sempre di Carpacco, maschile. Mancherà il gruppo corale parrocchiale di Dignano per problematiche varie. La cosa da dire è, io dico sempre, invito sempre ad ascoltare le realtà corali, siamo terra di cori, il Friuli come tante altre regioni d'Italia sicuramente, ad ascoltare perché c'è luogo comune di un pensiero che allontana solitamente le fasce giovani dalle realtà corali, perché si pensa che si chianti solo la Vilotte.
ma in realtà oggi il repertorio è molto vario. Noi per esempio sì, cantiamo Stelutis Alpinis, ma abbiamo in cantiere Bohemian Rhapsody dei Queen, oppure repertorio anche che copre il repertorio, appunto la musica natalizia, ma con dei brani nuovi, non necessariamente solo Tu scendi dalle stelle, dico. Allora, esibirete anche a Udine, vero? Certo, il 13 novembre ci sarà una serata di solidarietà organizzata da Landos nel teatro Giovanni da Udine, e lì avremo il piacere di esserci, proprio perché ecco, cantare significa anche da una man a persone che probabilmente non sono fortunate come non, e questo è un grande, come dire, un grande premio per il fatto di collaborare, partecipare alla vita associativa di una realtà corale e poter poi dare una mano magari ad altre persone che sono più sfortunate noi. Quindi complimenti al gruppo corale Vidules, adesso ho imparato il vostro nome preciso, e qui quindi ricordiamo l'appuntamento oggi, stasera? Oggi 19:30 in chiesa Bonzicco, ecco, rassegna di Quattro Paesi Ultimamente. Adesso corri fino là e per le prove. Sì. Grazie ancora. Grazie, buonasera. Grazie a te, grazie al sindaco. Pubblicità, lei rimane con me oppure va all'inaugurazione? Diciamo che è la commissaria che comanda qua, non il sindaco. Ah, benissimo, allora andiamo in pubblicità. È una donna comunque. Sì, a tra poco. Eccoci qua di nuovo insieme al Campione del Sabato in diretta da Bonzicco, la Quattro Paesi Ultimamente. Ma guardiamo questi splendidi piatti, queste splendide signore che stanno preparando le frittelle, immagino, sono frittelle queste, sì, sono le frittelle. Qui con me anche l'assessore alla cultura Donatella Bertolissio, perché voleva anche presentare tutte queste donne che lavorano. Sì, per quanto riguarda la frazione di Bonzicco, veramente le donne sono l'anima della nostra festa, che si tiene il mese di giugno proprio qui in piazza. Tra le mega feste del nostro comune che si svolgono nei campi sportivi o nei parchi, questa è l'unica che si svolge ancora in piazza ed ha molto successo, perché proprio è adatta per le famiglie e per i bambini. Ecco, queste sono le donne che adesso si dedicano alle frittelle, ma durante il periodo della sagra di giugno sono le donne che fanno il fricco, mentre a Carpacco sono gli uomini. Qui abbiamo queste signore che costituiscono l'ossatura della nostra festa, e sono state brave perché tira su anche alle nuove generazioni. Brave, sì. Ecco, quindi sono veramente brave, e va il... Come si chiamano queste signore? Me le presenta lei? Allora, la signora Franca, la signora Tiziana e la decana che è Ines, la mamma. Che non le piace essere decana, mi pare di capire. Ecco. Vedete che gesto che ha fatto. Esatto. Bene, complimenti. Qui quindi si lavora soprattutto sulle frittelle, poi naturalmente c'è anche un altro reparto dedicato agli altri piatti. Invece raccontiamo un po' quella che è la caratteristica di questa festa con te. Dai Quattro Paesi. Ecco, io quest'anno volevo fare un ricordo di tre persone che purtroppo recentemente sono venute a mancare, e che hanno costruito nel passato, ma anche nell'immediato, l'ossatura. Ricordo l'assessore Bernardo De Paulis, che è stato negli anni 80 proprio l'ideatore di questa piazza. Vorrei ricordare anche Francesco Giusti, il nostro amico Sisco, che ci ha lasciato recentemente, e il fotografo Renato Mezzolo, che veramente ha lasciato un grande vuoto. Quindi è giusto ricordare anche chi si è impegnato, ed è nostro dovere portare avanti queste loro iniziative alle quali credevano veramente. Una cosa importante che hai detto è che loro riescono a portare avanti anche le nuove generazioni, quindi mantenere intatte le tradizioni. Quindi questo è quindi un territorio che lavora bene, anche una comunità che lavora bene per il territorio. Sì, pensi che a Bonzicco siamo in 200. Ecco, praticamente quando c'è la festa, non dico 200, ma un 150 persone direttamente o indirettamente sono coinvolte. E questo è importante, perché è momento di socialità e anche momento in cui il paese mantiene la sua identità. Ecco, Bonzicco si trova sulla sponda del fiume Tagliamento,
è un paese, come tutto il territorio del comune, che ha grandi potenzialità dal punto di vista culturale e dal punto di vista turistico. Prendiamo a sud del paese, abbiamo un castelliere di epoca protostorica che deve essere valorizzato, la nostra stupenda filanda di Dignano, e ecco, do un'anticipazione, è intenzione di questa amministrazione comunale creare, speriamo, un centro di documentazione di archeologia industriale, perché ne abbiamo qua a Dignano, abbiamo le due filande, ma abbiamo anche 4 ex latterie. Questo immobile era una latteria che poi gli eredi dei fondatori hanno destinato proprio a favore del circolo ricreativo, quindi un bel esempio di continuità. Complimenti all'assessore, anche perché noi eravamo già stati a Dignano e con l'assessore avevamo raccolto alcune interviste anche all'interno della filanda. Abbiamo recuperato le immagini, abbiamo strutturato un servizio per presentarvi appunto la filanda di Dignano e poi ritorneremo in diretta da Bonzicco. È un vero gioiello di architettura industriale la vecchia filanda di Dignano. L'opificio racchiude al suo interno una delle prime pagine della storia industriale, sociale ed economica del Friuli di fine 800 inizi 900. La filanda di Dignano venne costruita nel 1857 dalla famiglia Fabris sulla sponda sinistra del fiume Tagliamento. Costituita da un grande fabbricato disposto su 3 livelli con tetto a falde e un'alta ciminiera. Adesso possiamo ripercorrere la scalinata che ogni giorno queste donne, le filandiere, facevano per recarsi al posto di lavoro. Ecco, come vedete qua è molto buio. L'energia mancava sicuramente, ecco, procediamo piano perché non c'erano norme di sicurezza, impalcature, e quindi anche la rischiosità era molto forte sul posto di lavoro. Avevano le mani bruciate dal fatto che 12 ore al giorno rimanevano nell'acqua bollente. Ecco, siamo arrivati nella grande sala dove potete immaginare queste donne lavoravano, e c'era il direttore della filanda. Ecco, una curiosità: non era assolutamente visto come un padrone. Anzi, dalle testimonianze, le donne l'hanno sempre ammirato. Certamente aveva una visione paternalistica, non c'erano i diritti sindacali, però le condizioni di lavoro e anche la retribuzione per queste povere donne contribuiva sicuramente a migliorare le condizioni economiche della loro famiglia. Questo è il servizio dedicato alla filanda di Dignano. Ritorniamo in diretta da Bonzicco con il presidente della Proloco di Dignano, Gianni Viola, che ci racconta un po' il lavoro che sta alle tue spalle, perché non stai fermo un attimo, perché stai coordinando tutte le persone che stanno lavorando qui. Siete in tanti. Siamo in tanti e tutti. Guarda la telecamera. Ok, siamo in tanti e tutti che sanno da fare per riuscire, anche se piove. Comunque ci diamo da fare per riuscire alla manifestazione. Ma in quanti siete? Non è un numero improponibile da dire. Tutta questa manifestazione qui è tante, è un numero preciso, non saprei dirlo, comunque siamo in tanti. Ogni associazione ha una decina di persone per sé. E create insomma delle sinergie proprio per darvi una mano l'un con l'altro. La Proloco è attiva per questa festa e non solo, per organizzate altre iniziative. Noi abbiamo la nostra festa nel mese di luglio, poi abbiamo le nostre cosette del paese, perché si fa con... Adesso abbiamo un programma con l'assessore e la cultura e la scuola di fare l'accensione dell'albero di Natale, perché dopo chiudiamo l'anno assieme ai bambini, facciamo una cosa in piazza di Dignano con
Sì, appunto, con la scuola e l'asilo e l'accensione dell'albero. La recita della scuola. Per le feste natalizie. Invece qui, ritorniamo qui perché poi la gente ci sta ascoltando e magari dice andiamo a Dignano, andiamo a Bonzicco di Dignano. Devono venire. Ma perché devono venire? Perché ci sono diversi piatti, vero? Quali? Noi abbiamo... Però devi parlare alla telecamera. Ok. Noi abbiamo il piatto di affettato, di salame, prosciutto e fagioli con la cipolla. Poi c'è il carpacco col frico, perché il carpacco deve fare il frico. Poi c'è vidus con gnocchi, e lo spiedino di carne e bonzicco con la frittella di mele. Quindi queste le vostre specialità, un modo per... Le quattro feste propongono questo. Poi ci sono gli altri stand che propongono ognuno il suo. Bene. Io ti faccio i complimenti perché insomma sei molto attivo e tu hai voglia di lavorare. Mi pare di capire che qui non puoi star fermo all'intervista perché stai cercando di aiutare tutte le persone, tutti i volontari che sono presenti. Dobbiamo dire grazie a loro se poi riuscite. Sì, no, per forza, sì. Senza di loro non si fa niente. Bene, ringrazio il presidente Viola, facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi altri ospiti ci raggiungeranno e noi cercheremo poi nell'ultima parte di farvi vedere un'altra zona della festa qui a Bonzicco, quindi ci vediamo tra poco. Eccoci qua, il campanile del sabato in diretta da Bonzicco di Dignano per la quattro paese sul Tiliment. In questo momento piove meno rispetto a prima. Meno male, dice Mauro Ambotta del Circolo Vidulis. Voi siete qui presenti spesso, sempre alla festa? Sì, perché comunque è itinerante, comunque è... A parte il prossimo anno toccherà Carpaccio, poi comunque toccherà Vidulis. Poi comunque... Che significa per voi e per la gente del posto questa festa? È un momento di aggregazione con tutte le, diciamo, con tutte le comunità del comune. Penso che comunque in Friuli penso siamo l'unico comune che ha quattro frazioni, che fanno quattro feste e fanno una festa tutti insieme. Certo. Voi che cosa fate precisamente qui? Noi qua facciamo i gnocchi di zucca e facciamo degli spiedini mille foglie di manzo, ci sono spiedini di manzo con... adesso non mi viene su. Mi pare di capire che lei non è in cucina. No, sono in cucina. Però sì. Si è dimenticato la ricetta. Capita che questo, durante la diretta capita di tutto. Esatto. Intanto qui si sta lavorando per la partenza ufficiale della festa, ancora non si è tenuta l'inaugurazione, ma insomma tra poco per fare gli gnocchi. Le donne stanno già preparando i gnocchi. Senta, quanti volontari avete? Quante persone ci sono dietro in cucina? Noi qua in cucina sono tre ragazze e davanti siamo in due, io e un'altra ragazza che mi aiuta, insomma. Poi domani se c'è comunque tanta gente arriva qualcun altro a darci una mano. Almeno spero che venga. La gente però, così almeno se ne avremo in due. Il Circolo Vidulis poi, quali sono le vostre attività generalmente nell'arco dell'anno? Attività culturali e di aggregazione col paese, poi organizziamo la festa campestre che quest'anno è arrivato alla bellezza di 50 anni, quest'anno festeggiamo il 50esimo. Bene, un bel compleanno. Esatto, sì. Farete qualcosa in particolare? Ci stiamo organizzando comunque, sì. Intanto i gnocchi li preparate oggi? Tanto oggi facciamo gnocchi, oggi facciamo gnocchi, poi penseremo per il 50esimo cosa fare. Bene, andiamo a vedere un altro contributo filmato. Come detto, siamo stati già qui in visita al territorio di Dignano e in particolare andiamo a presentarvi la Pieve. La Pieve di San Pietro e Paolo a Dignano, in un primo tempo consacrata alla Madonna, è di origine antichissima, tanto da essere ricordata in documenti di due secoli anteriori all'anno 1000. La sua attuale costruzione deriva dal rimaneggiamento che subì agli inizi del XIV secolo, epoca in cui fu anche affrescato il coro, facciata a capanna, con il consueto motivo dell'occhio e con una serie di archetti gotici in mattone che corrono sotto la linea di gronda e proseguono nelle pareti laterali. Del
le tante opere d'arte eseguite nei secoli, ben poco è rimasto. Si vedono però ancora gli affreschi che coprono la volta del coro e che per la loro impaginazione sono stati per lungo tempo creduti opera di Pellegrino da San Daniele. La Prologo di Carpacco non poteva mancare, questa bella ragazza rappresenta proprio la Prologo di Carpacco. Michaela Picco, tu sei la presidente? Sì, della Prologo, sì. Giovanissima, quanti anni hai? 30. 30? Te ne davo meno, complimenti. Complimenti davvero. Carpacco, a me viene subito in mente il fricco, perché naturalmente è una vostra eccellenza. Sì, infatti noi partecipiamo a quattro paesi sul Tirimento facendo ovviamente il fricco. E dietro c'è la tua squadra, diciamo, certo. Sta lavorando il fricco. Siete in quanti? Beh, abbiamo tre fornelli, quindi tre persone a fare fricco e uno fa la polenta e poi insomma abbiamo un po' di ragazze che aiutano a servire il fricco, insomma, o comunque ci diamo una mano, siamo tutti assieme, quindi... Certo, c'è un bel gruppo di lavoro. Io ho provato il vostro fricco ed è il migliore in assoluto. Grazie. E Carpacco, poi la festa quando la farete voi? A Ferragosto, il prossimo anno, quindi abbiamo già messo giù le date, che però adesso a memoria non so dirtele. Comunque il weekend di Ferragosto, prima e dopo. Tu sei molto giovane e si riesce a portare giovani al lavoro, che si prendano questo impegno, perché mi pare che sia una difficoltà di tante associazioni. Sì, infatti ci sono. Diciamo che a noi ci manca la fascia dai 30 ai 45 anni, che adesso abbiamo tanti ragazzi piccoli che uno tira l'altro e quindi si fanno avanti. Poi abbiamo il gruppo vecchio, fra virgolette, se mi sentono. E manca la fascia di mezzo, però insomma un po' ci si aiuta. Dai. Cosa dici se mi sposto e presentiamo loro dietro? Certo, facciamo questa cosa. Sì. Ci avviciniamo a queste signore che stanno parlando, vediamo se riusciamo a inquadrarle, solo per presentarvi, perché mettetevi da questa parte, perché c'è il cartone, qui non riusciamo a inquadrarvi. Lei si chiama? Antonella. E che cosa fa lei precisamente qui? In questo caso distribuiamo il frico. Lei distribuisce, tu sei? Giulia. Anche tu distribuisci? Sì, distribuiamo. Sofia, e anch'io distribuisco. E le donne distribuiscono, gli uomini lavorano ai fornelli. Esatto, giustamente, fanno il lavoro. Sorrido. Di solito gli uomini lavorano, anche solo qua. No, nessuno. Qui li fate lavorare. Bene, molto bene. Siete un gruppo di tante donne, uomini, per un totale di quante persone del gruppo? Siamo in sei. Ma generalmente nella Prologo? Quando lavoriamo tutti siamo in 300. Tra i vari turni siamo in 300 collaboratori, sì. Beh, sì. Bel numero. Sì, è ormai grande, quindi abbiamo bisogno di tante persone che ci danno una mano. Complimenti davvero, buon frico a tutti e buona festa. Noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità che ci permette anche di spostarci e cercheremo di raggiungere anche il gruppo degli alpini e l'altra corale e quindi facciamo una piccola pausa proprio per la pubblicità, tra poco. Di nuovo assieme in diretta da Bonzico per questa puntata del campanile del sabato, la Quattro Paesi sul Tiriment, ma non solo, perché in questa zona vedrete diverse opere d'arte, io le direi proprio così, proprio con Alessandro Cimolino, per me, per gli amici ormai di Telefriuli, sì. JR, ormai lo abbiamo conosciuto, lo sapevo, è lui l'autore di questi mosaici, perché sono mosaici. Mosaici ho imparato così dopo andato in pensione. Non sapevo cosa fare, allora... Allora, io direi a Fabio Di Bernard, noi ci spostiamo, così Fabio riesce a riprendere, perché sono davvero delle opere d'arte, ma sei davvero bravissimo, perché tu me ne hai regalate due e sono bellissime, però non avevo visto
questi ritratti? Come riesci anche a farli così uguali alla realtà? Ci vuole molta pazienza e poi io avevo sempre il debole della pittura ancora da quando ero a scuola alle elementari. Quindi è una cosa che ti porti da quando eri bambino? Sì, quello è vero. Quindi qui ritratti abbiamo, ritratti di donne e poi? Ci abbiamo il Cristo, ci abbiamo un romanico, poi ci abbiamo altri soggetti, la chiesa di Bonzicco, il campanile di Vidulis, che quello c'ha una storia. Raccontamela. Allora, stavano facendo la chiesa, però non avevano ancora terminato il campanile e avevano un tiglio. E quando hanno detto, siccome lavoravano in Finlandia, e le finlandiere si prendevano in giro e gli dicevano a quelli di Vidulis, quando il tei farà le arance, voi altri farete il campanile. E poi il campanile è così nella realtà? No. L'hai fatto tu con la tua fantasia? No, il campanile è così. È così? Ah, ok. No, pensavo che poi tu l'avessi fatto. Adesso non c'è più il tiglio, non c'è più le altre case. Ho voluto mettere un po' una casetta vecchia, così dire, per stimolare chi la guardava, ecco. Sì, per incuriosire anche, esatto. Vero? Beh, io devo farti i complimenti, JR, perché sei davvero molto molto bravo. Quanto dedichi ad un quadro di questo tipo? Quanto tempo impieghi a realizzarlo? Dipende, perché si lavora alla giornata. Un giorno si lavora, un giorno si fa festa. Bene così? Ci vuole una settimana, ecco. Invece tu conosci questo ragazzo? Sì, è... Chi è? È uno di Dignano. Un ragazzo di Dignano, dice giusto? Quasi Bonzicco. E come si chiama? Come ti chiami? Giuliano, vengo io da te, Giuliano. Dai, perché ti vedo che stai lavorando. Io mi sposto di qua. E stai lavorando e cosa stai facendo? Adesso sto disegnando una Madonna col bambino. Con cosa? Col pirografo, è uno strumento che io utilizzo per bruciare il legno e quindi dare diverse tonalità di colore, insomma, da... Facciamo vedere ai telespettatori, perché lo stai realizzando in questo momento. Sì. Guardate che bravo. Poi vedevo lì che hai fatto ritratto di ultimo, diversi ritratti anche legati allo sport. Sì, una delle mie passioni che coltivo tra il calcio, il ciclismo. C'è uno che è questo, che riguarda la nostra Udinese qua, io sono molto tifoso, ma l'ho regalato ad un mio amico che è super ultra in curva nord, allora speriamo che porti bene. Giusto, sì. Invece tu adesso stai realizzando quest'opera e poi la terrai qui, oppure c'è qualcuno che può passare e chiederti di fare... Sì. Di solito lavoro tanto su ordinazione, se c'è qualcuno che mi chiede un ritratto di famiglia, una foto particolare, un personaggio che hanno a cuore anche. Io ho realizzato da poco questo libro, questo book fotografico che diciamo è la prima raccolta delle mie opere, diciamo lavoro da 2 anni a questa parte. Sì, dentro ci sono circa 50 quadri che ho fatto da... Sì, ma da... Scusa, vai di ispirazione per questi ritratti oppure hai delle foto, no, delle cose? Di solito utilizzo delle foto, delle immagini anche che mi vengono date, insomma, se appunto la mamma, lo zio oppure l'amico a cui bisogna fare il regalo. Questo ad esempio è stato fatto per la cresima di una mia compagna di classe e la sua amica me l'aveva chiesto e allora c'è stato... A te che non piaci mai, sei una meraviglia, che bella dedica. Sì, dai. Sei anche romantico, bravo. Senti, questa parte da una fotografia, questo ritratto oppure... Perché qui non vedo fotografie. Diciamo, questo è adesso il ritratto finito,
però fino a, sì, fino a che in costruzione il disegno a matita ho tenuto sott'occhio un ritratto, questo ritratto della Madonna. Complimenti davvero, da quanto tempo ti dedichi a questo? Da due annetti, la passione è nata un po' così per gli amici, che poi ha trovato continuità, diciamo. Beh, guardate Ultimo, è identico, davvero bravo. Quanto ci hai impiegato per realizzarlo? Questo due settimane, però è stato un lavoro abbastanza intenso. Poi vedo De Paul qui, io mi sbaglio. Questo è un De Paul che ho consegnato a Rodrigo stesso. E Rodrigo mi ha lasciato la maglietta poi, sì, che tengo a casa con la dedica. È stato abbastanza emozionante e mi ha detto che lo tiene ancora a casa sua. E quindi sono molto orgoglioso di questo. Bene, complimenti, speriamo porti bene a De Paul a questo punto, che tu sia il suo portafortuna. Invece adesso io mi avvicino a Massimo. Massimo, vieni qui vicino a me perché io volevo far vedere anche un po', tanto sbrisse, no, stai attento. Massimo fa parte della Proloco e Proscola, ecco. Associazione Proscola dei genitori, Allora, la nostra attività. Di cosa vi occupate voi anche all'interno della festa? Beh, rappresentiamo, diciamo, la nostra operatività che è per i genitori, ma soprattutto per i ragazzi, cioè per i figli. Quindi facciamo attività parascolastica di tipo corsi di inglese post lezioni, lezioni di disegno con un maestro di San Daniele bravissimo, poi musica, due anni fa anche il mosaico, tutte attività extrascolastiche che così aiutano i bambini a anche a migliorare, a volte anche, che so, a diventare anche degli artisti. Certo. Dino Persello, anche mi sono dimenticato, Dino Persello che fa un'attività di teatro fantastica e Dino Persello è conosciutissimo, certo. Non serve che diciamo altro. Come sta andando quindi adesso? Di cosa vi occupate in questo momento? Tra poco? Il corso dell'inglese, le prime attività che abbiamo lanciato, sì. Comunque siete tanti artisti qua a Dignano, è terra di artisti. Beh, Dino Persello, che anche 3 giorni fa con lui, ha detto che è contentissimo perché ha scoperto proprio delle attività, cioè giocando con le attività ludiche, ha scoperto che sono appunto degli artisti anche in questo discorso del teatro, ecco. Davvero? Ma lì vedremo l'opera. Senti, secondo te se io raggiungo loro che stanno preparando la polenta, mi fanno vedere altri piatti? Sì? Andiamo da loro, mi avvicino a voi, lei come si chiama? Pierino, venga vicino qua, Pierino, perché dobbiamo inquadrare bene. Qui c'è polenta e poi cosa sta preparando? Qua abbiamo la costa con le verze. Con le verze. Adesso naturalmente il nostro Fabio è lontano, noi vediamo se riusciamo, eccola qua. L'ha preparata lei? Certo, io, Bruno, tutti e quattro. Tutti e quattro, bene. Molto bene, perché gli uomini che lavorano in cucina... No, non assaggio adesso, no. Invece, quanto hai impiegato a preparare questo piatto? Tutta la serata. Diciamo che per fare quello lì sono 40 kg di costa, ho 7-8 ore per fare, tra cuocere la costa. Più si cucina, poi più è buono. Sì. Invece qui come troviamo? Le verze. Le verze. Quindi qua si mangia questa tipicità. E dopo abbiamo un po' di salame, un po' di formaggio salato, quelle robe lì. Bene si mangia. Sì, senz'altro. meglio da tutte le parti, meglio che venga qua a mangiare dopo. Bene, complimenti, per cui si sta bene. E tra l'altro volevo raggiungere nuovamente JR, perché mi dicono, Alessandro, mi dicono che oltre all'arte musiva, lui ha realizzato anche questa parte, tutta questa parte. Sì, tutto completo. L'edificio. All'infuori del legno, che non è compito mio. È davvero bravo, ma anche questo è il mio mestiere, così dire, perché ho fatto sempre il piastrellista. Per quello il mosaico, insomma, fa parte un po' del tuo mestiere. Fa parte un po'. Cos'è anche lei? Paga anche, che lui è il titolare, no? Un altro discorso, questo. Io volevo fare complimenti a lui perché mette la mano d'opera, insomma, è comunque l'arte che c'è in lui, capito? Bene, allora, poi c'è la Prologo presente, insomma, e mi pare di capire che siete partiti con l'inaugurazione di là, ditemi, pensa di sì, io sentivo... Penso di sì, non sa lui. Secondo me non può seguire di là, giusto? Le donne riescono a fare più cose in uno, gli uomini no, vero? Quello è vero. Bene.
Allora, dobbiamo fare una piccola pausa per la pubblicità, o anzi, mandiamo un servizio. Perché? Perché ne ha parlato anche il sindaco prima dell'importanza della variante di Dignano. Noi abbiamo seguito l'inaugurazione, in particolare il mio collega Davide Vicedomini, quindi vi riproponiamo proprio quel servizio e poi ritorniamo in diretta da Bonzicco. 20 anni per costruire un'opera lunga poco più di un chilometro, una bretella che però farà respirare l'intera popolazione di Dignano perché bypasserà il centro abitato, eliminando il passaggio del traffico pesante. Un'infrastruttura che ha richiesto ben 21 pareri agli enti, costata 22,6 milioni di euro. Collegherà la regionale 464 di Spilimbergo alla regionale 463 e nella parte centrale, quella che si avvicina di più all'abitato, l'attraversamento avverrà mediante una galleria artificiale lunga 450 metri e dotata di illuminazione a LED. Un'opera importante che però non è un punto d'arrivo ma di partenza, come ha sottolineato l'assessore alle infrastrutture regionale Graziano Pizzimenti. Questa è una parte di quello che è la programmazione che ha intenzione la nostra regione di sviluppare, perché come è stato detto giustamente la variante Barbeano e la Cimpello Sequals si collegano giustamente anche a questa strada qua. È partita ufficialmente la Quattro Paesi sul Tiliment, la sesta edizione della fiera d'autunno itinerante, perché ho sentito la Fiorella Commessatti e quindi diciamo che è partita ufficialmente. Noi tra poco ci sposteremo e andremo a parlare con Sandro Bellese del coro alpino Picozza Carpacco e poi parleremo anche con il gruppo alpino Dignano Luciano Persello. Dico bene, a Viola, presidente della Proloquo di Dignano. Quindi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, ci sposteremo e andremo a presentarvi gli altri ospiti e le altre specialità che trovate qui a Bonzicco di Dignano. Siamo in diretta da Bonzicco per questa puntata del campanile del sabato, la Quattro Paesi sul Tiliment, sesta edizione della Fiera d'Autunno itinerante. Come abbiamo detto prima della pubblicità, abbiamo raggiunto il gruppo degli alpini di Dignano con Luciano Persello, capogruppo. Come va qua? Bene, sì, lavora sempre qua, sempre nativo. Ma voi siete davvero bravi in queste occasioni, soprattutto perché qui in particolare che cosa preparate? Allora, una specialità che la faceva mia mamma una volta, perché quando una volta, no, nelle case si uccideva sempre il maiale, no? Però il salame durava al tempo, però il cotechino veniva arancio, per dire, no? Sì. Allora mia mamma lo faceva col porro. Allora, c'è o non c'è? C'è? Dov'è? Dov'è? Sì, farò vedere i spettatori. Tu dimmi. Allora, mia moglie, sono stato a vivere con questa ricetta. Adesso è lei che fa quella ricetta lì col porro. Quindi quando lei l'ha fatto a moglie? No, sì, è lei, è specialista, le donne sono quelle. Ha svelato il segreto, ecco. Eccolo qua. Quanto tempo ci impiega tua moglie per prepararlo? Quello non lo posso dire, comunque. Allora dimmi. Prendere il porro, tagliarlo, pulirlo, lavarlo e cuocerlo e tutta quella roba lì, ecco. Facile lui, no? Da tanto fa tutta la moglie. La moglie era qua in giro e è andata via, non so dove è andata. Comunque adesso possiamo assaggiarlo, vediamo se è una ricetta nuova. Cosa succede? Che in diretta non si può assaggiare, in diretta bisogna spiegare e si mangia dopo. Ecco, tutto lì. Oltre a questo piatto qui cosa fate? Polenta? Facciamo la polenta, dopo facciamo il mousse de provade e salame con le cebolle. Tutti i piatti leggeri? Tutta la roba friulana. Bene, ci fai vedere altri piatti? Il vice capogruppo. E il consigliere Marco. No, vabbè, ma comunque vi date tutti una mano, immagino. Lui non lui prepara il piatto, vedi che bravo, ci porta il piatto, quindi siete in tre a lavorare qui. No, domani siamo in più, perché oggi è una giornata così, insomma, un sabato e la gente è un po' in giro e dopo sono stati problemi, insomma, ecco, comunque domani mezzogiorno, per esempio, facciamo anche la passasciutta per quelli che vanno a correre la camminata in marcia. Certo.
Questo è il piatto, impiattato dal consigliere del gruppo Alpini Dignano, che si chiama? Marco. Marco, tu lavori ogni giorno qui per la festa? Sì, sì. Davvero complimenti. Poi la vostra attività durante l'anno, oltre a essere presenti qui alla festa del 4 paesi? La parrocchia, col comune, con gli anziani della casa di riposo di Spilimbergo, che mercoledì avevo un pranzo con loro, e senza le nostre attività di casa e insomma sono tante. Siete sempre impegnati. Sempre impegnati. Sempre siete sempre vicini al territorio, questa è una cosa importante. Col comune, ecco, con la parrocchia. Bene. Allora io adesso chiedo, no, devo spostarmi io, tanto complimenti perché mi ha raggiunto, sento il profumo, sì, però io sono in diretta, non posso mangiare adesso. La Fiorella, se mi raggiunge, perché è ufficialmente partita l'inaugurazione, ti sentivo parlare, per cui è andata. Infatti ho fatto il saluto alla piazza con il conforto delle autorità che ci danno, del comune di Dignano che fa il patrocinio. Io volevo ricordare con te anche il resto del programma e quelle che sono naturalmente le peculiarità di questa festa. Noi ci siamo spostati, abbiamo fatto vedere alcune zone, però insomma voglio dire ci sono tanti, c'è un programma piuttosto ricco. Abbastanza, diciamo. Dunque fra poco ci saranno nella chiesa qua di San Giorgio le corali, che si portano il loro programma, il loro repertorio, perché abbiamo vari corali qua, ce ne sarebbero almeno quattro, c'è il coro Alpino Picozza, il Gruppo Coral Vidulès, la parrocchiale di Carpacco e purtroppo quello che manca per un problema logistico è la parrocchiale di Dignano Bonzicco. No, chiedevo scusa, prendo io questa perché ho bisogno di sapere gli ospiti, perché oltre a Persello del gruppo Alpini Dignano aspetto Sandro Bellese del coro Alpino Picozza Carpacco. È in strada, sta arrivando, vediamo se riesce a raggiungerci a breve. Dunque, poi per quanto riguarda il programma, poi si cena tutti qua in piazza con le specialità dei Pini, poi delle altre associazioni che ci offrono quanto di meglio riescono a proporre. Domani invece c'è la marcia, ormai è giunta alla sesta edizione, che si snoda lungo i sentieri del Tagliamento, da Bonzicco fino ad arrivare a Carpacco. Ci sono alla fine più di 20 chilometri di percorso da poter esplorare con calma, chi corre, chi cammina, chi si intrattiene con i ristori e tutto. Abbiamo anche il giro accompagnato dalla Guardia Forestale, quindi con un impatto, diciamo, un po' più, con un occhio un po' di riguardo che ci spiega le varie cose dell'ecologia, degli animali, della flora, della fauna, eccetera. C'è anche il trofeo dei sindaci, non dimentichiamolo che da vari anni, ormai alla sesta edizione, invitiamo i sindaci di tutto il Friuli Venezia Giulia che hanno il piacere di onorarci, di accoglierci. Allora chiedo a Fabio io ho bisogno di chiedere alla Proloco, al presidente della Proloco di Dignano, se mi chiama l'assessore alla cultura. Chiedo a voi se mi date una mano perché non ho servizi da mandare in questo momento. Viola, se mi chiami l'assessore alla cultura di Dignano, così chiudiamo da qua con l'assessore, me lo puoi chiamare per favore? Così, perché ci siamo spostati e non riusciamo a muoverci, e quindi diciamo che mi piaceva anche chiudere con l'assessore per dare altre indicazioni su quello che è il territorio, le peculiarità del territorio di Dignano. Quindi dicevo la marcia dei sindaci, ma il vostro sindaco non è detto che parteciperà. No, ma a me ha detto di sì, vedremo domani. Vedremo domani. Avevamo Riccardo Zuccolo, che saluto e ringrazio, perché se vogliamo è l'ideatore, il motore che ha dato impulso a questa manifestazione. Lui era un runner non da poco, vinceva 10 su 10. Ma quali saranno i sindaci presenti? Quelli dei comuni limitrofi? Di solito sì, anche sì. Ci tocca aspettare domani mattina, magari vedono un bel tempo, speriamo che ci sia e saranno numerosi. Nelle vecchie edizioni, tu che insomma hai seguito sempre questa manifestazione, quanti hanno raggiunto? Quanti sindaci? Quanti sono i numeri anche dei partecipanti? Una ventina di sindaci piuttosto che amministratori, perché magari uno non arriva, cioè l'assessore più sportivo delegava di brutto l'incombenza, ma almeno una ventina venivano. E poi ci sono tutti che vanno in marcia con loro. Ma sì, è tutto contemporaneo, è veramente il giro
si va più o meno assieme, la partenza alla francese, come ho detto prima, non è una gara, non c'è un cronometro, ci si può godere il paesaggio. E a proposito di paesaggio, mi ha raggiunta perché ho chiamata, perché questo è davvero un assessore bravo, l'assessore alla cultura del comune di Dignano, perché lei è sempre sul territorio ed è un po' quella che va a rappresentare le diverse iniziative culturali. Quindi mi raggiunge perché prima noi abbiamo parlato della Filanda, abbiamo realizzato anche un servizio dedicato alla Pieve, ma quali sono le altre peculiarità del territorio di Dignano e quali sono le iniziative culturali che avete programma? Sì, allora l'iniziativa culturale a cui mi preme proprio di sottolineare sarà prevista per il prossimo anno in occasione dei 150 anni della morte di Jacopo Pirona. Jacopo Pirona è l'autore del primo vocabolario friulano, quindi il prossimo anno inizieremo una serie di attività che coinvolgeranno il comune di Dignano, in particolare la frazione di Dignano, ma anche le agenzie regionali Pelenghe Friulane, l'ARLEF e l'Università di Udine. Ecco, questa è veramente un'iniziativa a cui ci teniamo e finalmente speriamo che anche nel nostro comune possa comparire la toponomastica in friulano. Ecco, per quanto riguarda la Pieve, abbiamo questo grande patrimonio d'arte che cercheremo di aprirla al pubblico perché è giusto che venga scoperta nella sua bellezza, perché è un patrimonio di fede ma anche di arte che va valorizzato sempre di più. Quindi arte, territorio, buon mangiare, gente affabile, queste sono le peculiarità del nostro comune e questa manifestazione ne è la testimonianza. Senti, la Filanda di Dignano, perché noi abbiamo fatto anche una diretta, ricordo, proprio sì, all'interno della Filanda. Quale sarà il futuro? Avete qualche progetto? Sì. Già l'amministrazione precedente aveva preparato un progetto di recupero di questo grande vecchio, come qualcuno l'ha definito. Certo è un impegno economico non da poco e già abbiamo dei contributi regionali, ma ce ne vorranno naturalmente altri. Il primo impegno sarà quello di recuperare il tetto. Ecco, questo sarà il primo impegno. Poi gradualmente vedremo di fare altre iniziative anche di carattere culturale, ma anche di carattere sociale, perché è un patrimonio che può rappresentare, che è nel contempo memoria storica, ma può anche rappresentare un volano per l'economia del nostro paese, essendo anche collocata in uno snodo stradale ormai importante, visto che proprio due settimane fa abbiamo inaugurato la nuova variante sud che ha liberato il nostro comune dal traffico pesante. Ma proprio l'edificio può essere sfruttato in qualche modo dal comune? Sto parlando della Filanda stessa, ma proprio dell'edificio. So che appunto tu mi dicevi che state ristrutturando il tetto, ma poi l'edificio come può essere utilizzato? In mille modi, basta naturalmente che anche i privati ne prendano interesse, perché solo l'amministrazione comunale non può da sola. C'è un progetto di recupero, per esempio nella ex galettiera si dovrebbero realizzare degli appartamenti per persone disabili e quindi pensare anche a un tipo di agricoltura sociale, sostenibile e circolare, come adesso naturalmente ci viene richiesto. Complimenti all'assessore e anche quelle che sono le sue idee e dalla giunta comunale di Dignano. Raggiungimi nuovamente Fiorella, così ricordiamo gli appuntamenti di domani, anche stasera, insomma chi all'ascolto adesso può raggiungere Bonzico di Dignano e magari provare le vostre specialità. C'è anche della musica, c'è dell'intrattenimento questa sera. Esattamente, dopo le corali c'è la cena qua in piazza e dopo c'è un DJ set con i DJ del locali.
se vogliamo. E domani non dimentichiamo la bella marcia sul Tagliamento, di nuovo le specialità della nostra terra, dei nostri paesi, delle nostre associazioni. E una bella gara di torte, ormai la seconda edizione ha avuto grande successo, speriamo bene anche per domani. Dino Persello con i suoi beer buns che fanno una rarità, si può dire, teatro, i ragazzi, i bambini in friulano. Ecco qua. Quindi, insomma, un programma piuttosto ricco anche per domani. Parte alle 8.30 la marcia e poi alle 9 c'è la partenza, giro escursionistico accompagnati dalla Guardia Forestale, la consegna delle torte alle 11.30 per le gare delle torte, alle 14.30 ci sarà la valutazione delle torte e poi c'è appunto la rappresentazione teatrale in piazza con Dino Persello. Le tue aspettative, perché insomma siete partiti con la pioggia. Ma come detto, festa bagnata, festa fortunata. Ma sì, ma poi per Scaramanzia non si può fare previsioni, numeri, più di tanto sbilanciarsi. Noi facciamo per il meglio come se arrivassero migliaia di persone. sono tutti benvenuti, ovviamente. Io ringrazio gli alpini qui alle mie spalle, buon lavoro al gruppo Alpini di Dignano. Grazie, fate un applauso, brava la Fiorella Commessatti che è qui per voi per organizzare al meglio questa festa, la Proloco di Dignano e tutte le Proloco presenti qui e tutti i volontari e l'amministrazione comunale. Complimenti, in bocca al lupo per questa nuova edizione. Grazie a voi, ringrazio di nuovo a tutti, buona serata a tutti e saluti, a domani qua a Bungic. Grazie Fabio Di Bernardo, la regia di Tiziano Campigotto, le da non perdere il telegiornale con Davide Vicedomini. Buona giornata, buona serata.